lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le reti. Saiful Islam, il 21enne che il 7 agosto scorso ha assassinato Ludovico Corrao, è stato assolto. Saiful Islam non è imputabile perché è incapace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Saiful Islam, che ha sgozzato Ludovico Corrao, il difensore di Franca Viola, la ragazza che disse no al tabù della fuitina, sarà trasferito in un ospedale psichiatrico dove, probabilmente, verrà visitato in ogni momento dal sorriso di Ludovico Corrao, che fu il sindaco della rinascita di Gibellina, la città del terremoto, che fu il tessitore di pace del Mare Nostrum, il nostro mare, che fu il mecenate dell'arte, il monumento, fu soprattutto il monumento della Sicilia più prossima al mondo. Saiful Islam se ne esce dal carcere dunque per andare a cercarsi una vita nuova dopo aver sgozzato quel corpo di vecchio che prima aveva lavato e accudito. E in questa notizia, noi che abbiamo voluto e vogliamo tanto bene a Ludovico Corrao, in questa notizia troviamo un sussulto di dolcezza che rende giustizia alla missione di amore di Ludovico Corrao. Non c'è infatti né la nemesi, la vendetta, né l'urlo del sangue, ma è quasi come un'onda che veste di pietà il destino perduto di questo ragazzo arrivato da lontano. Francesca Corrao, la figlia, ha detto: «Mio padre l'avrebbe perdonato». Ed è una storia dolcissima questa della soluzione di Saiful, che era e che fu e che sarà sempre un assassino incapace di assassinio. E lui, di sicuro ogni sera, incontrando il sorriso di Ludovico Corrao, ogni notte potrà trovare sonno, perché sarà Ludovico Corrao a rimboccargli le coperte nel segno di clemenza e misericordia in quella culla preziosa che è il Mediterraneo, in un miracolo tutto mediterraneo. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Mi chiamo pastore e ti lavora l'idea.